Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo a CrossFit Cantù con Giorgio Beltrami. Buongiorno. Come ci avete richiesto, nuova intervista. Sono venuto fino a Cantù solo per questa intervista. Oggi parliamo un fino po' fino a Cantù, abiti a 20 km di distanza. Beh, per dire, me la devo un po' menare un po'. È mattina, quindi per me è già abbastanza difficile. Allora Giorgio, oggi parleremo di... Vabbè, principalmente di Fall Series, visto che è una delle gare più importanti d'Italia ed è la prima gara che ha creduto nel mio progetto, visto che la nostra collaborazione è andata alla grande. Ci piacciono le cose di qualità. Grazie. e poi nella prima parte voglio scoprire chi sei, parlare un po' di come sei entrato nel mondo CrossFit e questo straordinario box di CrossFit Cantù. Quindi come prima domanda ti chiedo di presentarti un attimo per chi non ti conosce, e anch'io ho provato a scoprire il meno possibile. Beh, dunque, se dovessi raccontare tutto, stiamo qua fino alle calende greche. Se parliamo solo di CrossFit, quindi dell'ultima esperienza sportiva che sto affrontando ormai da 10 anni, questo box ha compiuto appunto 10 anni il 26 di luglio. Cioè questo, nello specifico, il nome CrossFit Cantù, poi in realtà la location è cambiata per 3 volte. Ok. E per cui siamo all'interno del CrossFit da 10 anni, sicuramente tra i precursori di questa cosa in Italia. E io l'ho conosciuto attraverso e tramite un mio cliente di una mia palestra fitness, quando ancora stavo solo nel fitness, che conoscendomi un po' di più dal punto di vista della personalità, aveva intravisto in questa disciplina qualcosa che potesse piacermi piuttosto che i soliti esercizi di fitness. E in un mese ho preso level 1 e da lì in poi, io, come tutti, mi sono innamorato. Di che anno si parla? 2011. Ah, ok. Quindi prima avevi una palestra, quindi eri già inserito nel, sì, nel mondo fitness. Sì, ero inserito nel mondo fitness da 5-6 anni, però ho fatto anche tutt'altro nella vita. Okay. Ho fatto il responsabile commerciale per la più grossa azienda di trasporti in Europa, ho fatto l'allenatore professionista, il giocatore professionista e un sacco di altre cose. Ok, ok. E in questi 10 anni come hai visto il cambiamento? Beh, parliamo prima di CrossFit Cantù e poi del, sì, CrossFit in generale. Come avete cambiato tante location? Abbiamo cambiato tante location perché la prima era proprio all'interno di una sala che era adibita a corsi tipo aerobica, spinning. Okay. E io l'avevo trasformato in un piccolo box CrossFit, con il dispiacere di molti clienti che, oddio, quella roba lì non ci piace. Per cui già discussione all'inizio. La novità poi. Sì, mi davano del matto dicendo che non sarebbe mai venuta fuori e adesso probabilmente sono tutti iscritti in un box, non so se qua o comunque nei posti, nei box limitrofi. E per cui il primo è stato proprio all'interno di questa palestra. Dopodiché ci siamo spostati, non molto lontano da qua, in un box più piccolo dal punto di vista della metratura. E meno particolare, e poi non mi ricordo più se 3 anni fa ormai, perché il lockdown, la pandemia mi ha fatto un po' perdere il senso, ci siamo trasferiti definitivamente qua. Ok, a Cantù qua siamo. Questo paese si chiama Cucciago, però Cantù è esattamente a 100 metri di fuori. Ok, perfetto. E invece a livello di allenamento, mentalità, proprio del CrossFit in sé, hai visto un bel cambiamento in tutta questa tua carriera? Sì, allora... Carriera, perché scusa, so che hai fatto gare, sei anche un atleta, comunque sì, non sì, solo un coach. Qualcosina, ho fatto anche un regional nel 2014. Sti cazzi. Sì, non è andato proprio benissimo, però... è cambiato più di una volta. Mm. In principio, per riuscire a fare... si parla appunto del 2011-2010, per riuscire a fare... Faccio un esempio, un overhead squat con 60 kg ci impiegavi 2 anni. Adesso se trovi un bravo coach in un bel box ci impieghi 2 mesi. Sto esagerando, però per farci capire, per intenderci. Per cui all'inizio, mi ricordo anche i primissimi CrossFit Games nel ranch, era difficile fare un Grace con 70 kg.
Adesso un atleta d'elite lo fa unbroken senza neanche pensarci. Nelle Per cui, qualifiche. esatto, bravo. Per cui i primi anni di CrossFit sono stati così, cioè si stava ancora capendo, anche se loro là negli Stati Uniti lo facevano da un po', noi qua si cercava di capire, eravamo sicuramente indietro, molto indietro, lo siamo ancora, ma relativamente. E poi c'è stato un periodo in mezzo in cui la cosa più importante sono diventati i pesi da sollevare. Per cui regional con 40 kg di dumbbell snatch per gli uomini e 32 per le donne, che non riuscivano neanche a partire, guardavano il dumbbell e guardavano il giudice e dicevano: no, io non riesco a sollevarlo. Piuttosto che, mi ricordo quel WOD con il rower e i 30 hang power clean forse a 100 kg. Insomma, c'è stato poi, dopo il primo periodo di assestamento, un periodo in cui il boom era dato dal sollevamento, cosa che tra l'altro poi sicuramente interessato moltissimo anche in Italia la nostra federazione di sollevamento, perché comunque ha avuto un boom di iscritti. E ora si è tornati un pochino non agli albori, però nella giusta via di mezzo, per cui CrossFit, come sai bene, tantissime cose da fare, tutto si può fare tutto, non ci si focalizza soltanto su un punto, i pesi sono stati leggermente ridotti, poi ovviamente dipende di che gara si stia parlando. Però proprio più il vero e proprio conditioning, diciamo così. Ok. Beh, allora ce n'è da Sì, parlare. adesso smetto. No, no, nel senso è un bello sport, e soprattutto per collegarmi a quello di prima, cioè, mi ricordo, c'è il famoso video della, mi sembra Annie Storis Dottir, che fa il primo ring muscle up ai Certo, Games bravissimo. nel 2009, mi sembra. Cioè, Sì, era comunque 2009, era 2010, però era quello. si Cioè, non scoprivano lì. riuscivano a fare, non riuscivano, non si riusciva a fare Quello muscle up. Cioè, assurdo. Quello assurdo, adesso si mangia. durante il primo level one, cioè durante il level one che feci io, tra l'altro non c'erano istruttori italiani ancora ai tempi, nello staff, c'era stata la gara interna per vedere chi riusciva a fare un muscle up. Mi ricordo che io lo feci strict, tutto storto, con un crampo incredibile sul trapezio, però dovevo fingere di aver fatto le cose fatte bene senza sentire dolore, ma non si riusciva a farne uno. Non si riusciva a farne uno, adesso di cosa No, parliamo? è assurdo anche come abbiamo visto quest'anno i diciottenni come hanno dato le palate ai veterani. No, infatti è in completa evoluzione come sport. E ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle specialmente con le Fall Series. Speriamo. Parliamo un po' di Fall. Da Sì. quando parte, come è nata l'idea, perché è nata l'idea e come si chiamava prima? Allora, l'idea è nata per passione, nel senso che comunque io ho un passato sportivo agonistico ormai trentennale. E quando ho cominciato a fare questa cosa, finalmente mi ero distaccato dal fitness e ci vedevo la parte competitiva del CrossFit. C'erano delle gare online negli Stati Uniti. Io partecipavo a queste garette, proprio, cioè non ci si presentava neanche nel live, erano solo online. Anzi, a dire il vero, la prima vera Fall Series, che non mi ricordo come si chiamasse, fu nel gennaio del 2000 e 11, sì, online. Madonna. E sì, ci sono ragazzi che ancora adesso vengono a fare Fall Series, ma io la feci online. Feci io, con la mia conoscenza tecnologica, sul sito di Cantù, dei video in cui presentai i workout e parteciparono atleti che poi fecero anche i regional. E ci divertimmo così. Per cui proprio, se dobbiamo partire proprio da dove è iniziata online in gennaio 2011. Ti ricordi quanti iscritti? No, no, perché era proprio, era una cosa fatta alla buona, non so come dire. Io volevo portare questa cosa all'interno di questa disciplina in Italia. Cioè, arrivando da appunto una carriera sportiva agonistica di un certo tipo, volevo che la gente provasse la sensazione che io avevo provato facendo sport agonistico attraverso, cioè, scusa, praticando il CrossFit. Per cui, prima online e poi a giugno di quell'anno feci la prima edizione nel parcheggio
della mia palestra fitness. Mm. Si presentarono 90 atleti da tutta Italia. Erano tanti all'epoca. Sì, sì, dalla Sicilia, da Napoli. Madonna. C'erano atleti famosi come Stefano Migliorini, mm-hmm, che ci aiutarono e fecero i giudici in quella gara. E tornavano dai regionals, loro avevano fatto i regionals e fecero i giudici. E appunto fu la prima volta che dal vivo in Italia appunto ci fu una cosa così grande, fu proprio il primo passaggio. Per cui nasce online, ma poi si sviluppa in questo parcheggio, dove mi ricordo ancora un'azienda ormai famosa di materiale mi portò a mano i bilancieri la mattina prestissimo prima di iniziare, i giudici erano, ci si scambiava, tu gareggiavi e io facevo da giudice a te, poi okay, boccare, sì, sì. Bellissimo, ma bellissimo davvero, due giorni bellissimi. Da lì poi c'è stata tutta l'evoluzione, step by step, non ho, da subito io ho detto facciamo le cose poco alla volta, okay, mettiamoci, ho sempre detto a tutti i ragazzi dello staff, anche, mettiamoci tanta passione, il punto di partenza deve essere quello, preoccupiamoci di voler far divertire la gente che viene a fare questa cosa qua, di far provare delle emozioni, è un'esperienza particolare. E siamo passati poi al primo piccolo palazzetto che era quello di Cermenate, con un'edizione 2015 splendida, un palazzetto gremito. L'altro giorno è venuto un ragazzo qui al box di Vigevano e ha detto io non ho mai visto così tanta gente a Vigevano in vita mia come l'anno in cui ci furono questo è Vigevano, ho fatto confusione, siamo ancora a Cermenate. Ah, okay. Scusami, palazzetto gremito a Cermenate, con le tribune a ridosso degli atleti, splendido. Poi ci siamo spostati a Vigevano in un palazzetto molto più grande e anche lì, come stavo dicendo, un ragazzo di Vigevano disse che non vide mai così tanta gente nel suo paese come quello di Four Series. Poi abbiamo fatto il passaggio a Monza, salendo ancora di livello, e poi ora con il gemello di Monza, il palazzetto del Paladesio, dove ha giocato per anni anche l'Armani Jeans di Serie A e tuttora gioca credo il Cantù. Beh, mi vedo proprio la scalata. Sì, sì, step by step. Chissà dove arriveremo tra 10 anni. Io ho un'idea, 10 anni no, avrei un'idea per il 2022. Sì, per i 10 anni, però... Non troppi spoiler. No, bisogna fare prima tanti iscritti. Beh, certo. Bisogna prima fare questa, tanti iscritti a questa, che tutto vada bene, e poi dopo... Questa sicuramente confermata a Desio, giusto? Sì, sì, a Desio. Ok. Va bene, vediamo qualche domanda che ci hanno fatto. Vai. Allora, vabbè, quando lo sviluppo ne abbiamo parlato. Allora, una delle gare più importanti d'Italia, Fall Series. Se non lo vuoi dire tu, lo dico io, non ti preoccupare. Record di iscritti. Parliamo un po' di iscrizioni, magari da quel che ti ricordi, dai 90 all'inizio, fin dove siamo arrivati. C'è stata proprio un'evoluzione, fino ad arrivare a un picco e poi, come si dice, una piccola discesa e una stabilizzazione, in modo molto sincero. I primi anni furono quei 90, poi ci aggiravamo senza... le qualifiche online sempre intorno ai 300 che si facevano in 2 giorni, okay, ai tempi, cioè io mi ricordo in Sicilia al mare facevamo partire le iscrizioni dopo il Sissi Vitro Down in 2 giorni, si erano iscritti tutti, il record di iscritti è intorno ai 2000, sì, però non mi ricordo l'anno, no, potrebbe essere due anni fa, non mi ricordo, l'anno scorso sono stati quasi 1500 se non sbaglio, c'è stata una inflessione come normale che sia, adesso si spera di poter portare ancora più su la cosa, però abbiamo studiato un modo anche perché il nostro evento avvenga anche senza 3000 iscritti, okay, cioè ci siamo messi lì, abbiamo lavorato, abbiamo fatto determinate, cioè trovato determinate strategie per far sì che comunque Fall Series non abbia bisogno di 1 milione di iscritti per esistere, nonostante i costi esorbitanti. Però ovviamente più sono meglio per tutti. Certo, certo. Ok, allora, una domanda che ti volevo fare io su Fall Series, sì, è, immagino che un evento così grosso abbia bisogno di tante persone che lavorano dietro le quinte soprattutto.
com'è la gestione di una gara così grande? Ma è la cosa più complicata, nel senso che quello che sfugge ai più, che si soffermano su, a volte, il numero degli iscritti, WOD, eccetera, eccetera, è la gestione di un evento che dura ormai 10 mesi all'anno. Cioè, non è più come 10 anni fa che in 2 mesi la facevi ed eri a posto. O la gara al box. In finale noi abbiamo 580 persone, ok? Come atleti. Immaginati far spostare e far muovere 580 persone all'interno di un floor, che cosa voglia dire? Cioè si parla di 70 giudici, 70 volontari, i membri del mio staff sono 12 al momento. Per cui 12 persone nello staff, i media, la gestione è complessa, non è in mano ovviamente soltanto a me, ci sono delle persone che sono atte a questo tipo di compito. All'interno del nostro staff abbiamo, proprio come in un'azienda, una divisione di compiti, una zona comune, un headquarter comune che condivide, poi dopo ognuno fa il suo mestiere. Certo, certo. E comunque sì, la gestione delle persone, puoi immaginarti un palazzetto in provincia di Milano, non è esattamente la cosa più semplice da gestire. Quello, i costi sono la cosa più tosta di Fossile, certo. No, perché mi immagino, cioè mi immagino la gente vede una gara e dice sì, vabbè, la organizzo anche io, faccio, prendo, però poi dietro le quinte c'è il grande lavoro e anche prima della gara in sé. Certo. Le qualifiche, certo. Ma anche la stessa creazione dei WOD, il marketing. Cioè. Sai, sono sincero, la parte pre-live è tosta dal punto di vista organizzativo, però relativamente meno. Nel senso che comunque io i workout per le qualifiche per la gara li faccio da 10 anni, okay. E probabilmente non sono un coach fenomenale per una classe, però riesco a trovare qualcosa di interessante per Fall Series. Cioè mi sono specializzato, in realtà questo è diventato il mio lavoro principale, non solo il mio. Per cui quella parte lì è complessa, è una parte di emozione per noi, perché comunque inutile negarlo, gli iscritti contano, uno sta certo. Lì, dice quanti siamo, come va, la gente è contenta, c'è risposta, c'è feedback, ma il live è massacrante. Io l'anno scorso... 3 giorni di fuoco. L'anno scorso no. 2 anni fa io, la Nasti, Tavia, non abbiamo dormito, cioè io mi sono sdraiato sul lettino della stanza medica del palazzetto mi sono addormentato per 30 secondi, sono stato risvegliato in questo stanzino buio, che sembrava di essere un film dell'orrore, ho detto dove sono, in un lettino, di fianco c'era la Nasti e abbiamo ricominciato perché gli anelli non erano posizionati. Mamma mia. Sì. È come un bambino la gara. Sì, sì. Così. Sì. Hai detto bene. E invece immagino che poi comunque finisce la gara, e non è un ciao, arrivederci alla prossima, perché devi pensare all'anno dopo. Quindi è un ciclo che non finisce mai. In più avete il box. No, non finisce mai, anche perché stiamo già pensando al 2022. Figurati. Ma non sto scherzando. È così. Ripeto, è cambiato molto. Una volta erano quei 2 o 3 mesi pre-evento, ora finisce. Di solito, appunto, finiamo verso fine dicembre, inizio gennaio. Io e i ragazzi dello staff dico, va bene, ci risentiamo a febbraio, quindi sì. Un mese, ci risentiamo a febbraio, poi non si riesce a non parlarsi comunque, però ci si dà un mese per poi ripartire nuovamente per mettere in piedi la cosa. Quante soddisfazioni questi anni? Soddisfazioni, delusioni, arrabbiature, tutto, come lo sport. Certo, certo. Fallimenti, perché comunque c'è stato un anno in cui abbiamo sbagliato. Polemiche, però tante gioie. Io credo ormai che Fall Series sia una tradizione, punto. È, sì. È il Natale del crossfitter italiano e non solo. Sì, perché poi comunque lo vedi anche l'anno dopo, che ci sono magari sempre le stesse persone, cioè
le persone poi si legano a questa gara, si affezionano. Sì, sì. Io direi che c'è sicuramente una grande affezione da parte di tutta la community CrossFit italiana. E come dici tu, ci sono spesso, cioè, ci sono persone che la fanno veramente dal giorno in cui l'ho fatta online. Parlo di atleti, adesso non voglio fare i nomi. Sì, sì, sì. Vabbè, facciamo un nome che conosciamo tutti, Antea Longo. Mm-hmm. Veniva con la carrozzina, con il passeggino, il bambino, l'anno in cui non, gli anni in cui non l'ha fatta, e veniva a vederla in carrozzina col bambino. Me la ricordo benissimo, ma ho fatto un esempio così, però sono atleti che lo fanno da tantissimo. No, di Antea me lo ricordo perché quando sono venuto a fare il video, lei ha vinto e mi diceva che era molto contenta perché era la prima volta che riusciva a vincere Full Series dopo tanti anni. La fa da sempre. No, è bello anche vedere che gente di quel calibro, comunque sì, atleti importanti, si sono affezionati a questa gara. Io ci tengo molto anche a quelli meno importanti. No, no, certo, certo. Nel senso che sono onorato che gli atleti importanti vengano a fare Fall Series, li conosco personalmente perché con alcuni ho gareggiato, altri li conosco da tantissimi anni, però... quel qualcosa in più è poter dare a un cliente del box l'experience che fa 3 allenamenti alla settimana, non segue nessuna programmazione particolare, magari è un po' dotato, la possibilità di vivere un'esperienza sportiva di quel tipo. Per me è spettacolare. Gli atleti di alto livello sono abituati, sono bravi, ripeto, onoratissimo di averli e spero di averne sempre di più come è stato, ma sapere che all'interno di Fall Series c'è un geometra che va 3 volte al box e magari non è un pochino sovrappeso, ma è riuscito a qualificarsi experience e si trova in un palazzetto gremito, capisci? Che non è la gara per il box, box, certo. No, cioè, per me questo è importantissimo. Non mi è mai capitato, però immagino anche stare solo al centro e non gareggiare, certo, vedere, cioè, un'atmosfera certo, allucinante. Certo. Infatti mi volevo collegare questo e, allora, parliamoci chiaro, entrare a Fall Series non è semplice. Già qualificarsi. Avete introdotto la categoria experience. Come mai? Da quanto tempo l'avete introdotta? Guarda, nonostante stia invecchiando, e di solito quando si invecchia ci si ricorda le date, io faccio un po' fatica, per cui non so dirti da quando. Da 2 anni, questo è il terzo. Comunque poi in mezzo c'è questo casino della, sì, del lockdown, della pandemia, e mi ha fatto perdere un po' tutto. La categoria experience l'ho introdotta perché quegli scaled, come li chiamavamo una volta, si chiamano tuttora, perché ora si chiamano scaled, salivano di livello. Uh-huh. Per cui c'era bisogno di qualcosa che desse la possibilità a personaggi come quelli che ho descritto prima di poter vivere un'emozione del genere. E in realtà costruire... in realtà sono i mattoni che costruiscono la base, che costruisce la piramide di Fall Series, no? Experience, Intermediate, Elite. Bella. Sì, è così. Senza gli Experience e gli Intermediate, gli Elite la gara la fanno al box. Sì. Perché è così. Perché è così. Purtroppo non è uno sport ricco che possa permettere a un atleta Elite di andare a gareggiare in un palazzetto, al Forum di Assago. Così. E per cui sono la base per costruire la piramide di Fall Series. E l'ho introdotta proprio per quel motivo, perché comunque volevo regalare questa opportunità, regalare no, volevo dare l'opportunità anche a queste persone di confrontarsi in un palazzetto gremito. E poi perché secondo me ormai non esiste, da anni dico questa cosa, non esistono più delle categorie così specifiche. Cioè, gli scalati non sono più scalati, ma sono diventati degli intermedi che sanno fare tutto, ma semplicemente vanno più ad agio degli elite. Cioè, è la serie A e la serie B. Certo. Parliamo di calcio, visto che lo conosciamo tutti. Tutte e due, se io gioco in serie A, tu giochi in serie B, tutti e due sappiamo giocare a pallone, giusto? Io gioco meglio di te. Vado a fare l'elite e tu stai in serie B. Intermediate sono la serie B, gli elite sono la serie A e poi ci sono gli amatori, come in tutte le gare podistiche,
maratone, piuttosto che ce ne sono un sacco di gare amatoriali, no? Ma anche campionati di hockey. Cioè. Gli experience dal mio punto di vista sono gli amatori, quelli che non sono degli atleti, non fanno la vita d'atleta, ma che magari è portato e si trova in quella situazione. Ed è in una situazione della Madonna. Eh sì, una secondo bella me sì, io purtroppo non l'ho mai fatta, avrei voluto tanto farla. Beh, ma però non è vero, i primi 2 anni l'ho fatta anch'io. Folsile? Sì, ah. Sì, ho gareggiato anch'io. Ah beh, bello. Sono andato anche in finale un anno, cioè, voglio dire, tanta roba. Mancava tanto così allora. Sono uscito perché ho sbagliato un mascolò. No, bello, bello. Bello perché immagino che, cioè, anche per te stare lì al centro, cioè, immagino che sia un lavoro della Madonna avere il controllo su tutto e lo speaker e che le cose vadano bene, tutto. E poi alzi lo sguardo, perché immagino che sia tutto buio, però poi alzi lo sguardo e vedi tutta la folla che impazzisce, cioè... Sì, molto, questo, molto quello che hai detto adesso è proprio una di quelle cose che mi capita di fare negli ultimi anni, cioè a un certo punto estraniarmi, mettermi in una posizione che stia al di fuori della gara e guardare quello che sta succedendo e godermi la mia cazzo di gara. Cioè. Sì, sì. Se sta andando tutto bene, sì, perché no, beh, certo. Fare una roba del genere vuol dire che sta funzionando tutto. Va non bene. Fanno paura neanche più gli errori, sono sincero, nel senso che comunque abbiamo dimostrato di fare le cose bene per tantissimi anni. Se anche dovessimo fare degli errori, pazienza. Cioè, ci una sta. Volta avevo questa ansia, soprattutto dopo un anno in cui le cose non erano andate benissimo, l'ansia di fare cose super precise, che non è la ricerca della perfezione, no scusami, non è essere perfettini, è la ricerca della perfezione. Ora sono un po' più rilassato, perché comunque abbiamo dimostrato veramente di voler bene a tutti, di farci voler bene, e se si sbaglia, pazienza. Ci sta. Va bene, vediamo un attimo un po' di domande. Ok, qua chiedono gli atleti di calibro mondiale che sono girati alle Fall. Io mi ricordo 2 anni fa è passata Sara, la Sigmundottir, e Gudmundsson. Vabbè, comunque che non sono che gli loro, ultimi due. Loro devono essere per forza i protagonisti, perché comunque ogni atleta è importante, però beh, comunque guarda, farsi conoscere anche all'estero è importante anche quello. Guarda, da noi sono passati Lacey Kovacs, vabbè, innanzitutto i nostri atleti italiani, che ai tempi hanno fatto Regionals e forse l'anno in cui Stefano Migliorini ha fatto Fall Series è andato anche a fare CrossFit Games. Per cui già i nostri atleti italiani sono d'elite, sono importanti. Ma poi ce ne sono stati diversi. C'è stato Kovacs al Palazzetto di Cermenate ancora, che mi ricordo fece il primo video di qualifica e alla fine mi mandò a cagare perché aveva fatto fatica. E poi c'è stato un Wheeler, l'anno in cui c'era anche Stefano, la Horvat, forse per 2 anni, sì. Un anno a team, e non mi ricordo se più di 2 anni a team o meno, Laura Horvat, Sigmundsdottir Gudmundsson, e qualche suggerimento, la Garcia Herrera, piuttosto okay. Che il ragazzino teenager, no. Quello spagnolo, vabbè, comunque ce ne sono stati okay. Diversi. No, beh, comunque per far capire che anche dall'estero è anche una soddisfazione anche quella che dall'estero certo. Arrivino atleti. Sì, quest'anno sarà difficile. No, beh, immagino. La preoccupazione mia di quest'anno è quella, per quel che riguarda gli iscritti, che non riusciremo ad andare così tanto all'estero come gli altri anni. Per via di questa situazione, però vabbè, comunque in Italia siamo tanti e appassionati. Beh, comunque poi parliamo anche di Novelli, Silvino, sì, no, beh, certo, Luzzi, certo, voglio dire, certo. Loro i CrossFit Games, uno l'ha vinto quest'anno, per cui voglio dire. Sì, sono... beh, loro poi, io li ho visti anche quando sono venuto, che hanno fatto il team in tre, mi sembra, loro no, tre. Bernard Luzzi ha fatto individuale, ha sempre fatto individuale, Giulio e Marina facevano il team. Il team, ok. Allora, parliamo di quest'anno. Vai. Se puoi parlare, e se non ci lanciano i sassi o coltelli, possiamo dare... parliamo delle novità di quest'anno. Guarda. Poi vediamo di qualche spoiler o qualifiche. Guarda, le novità di quest'anno di base sono
In principio il desiderio di alcune persone di partecipare, tu stesso l'hai detto prima, e questa cosa qua a me aggrada. Poi c'è questa nuova azienda, per esempio, che questi ragazzi si sono buttati dicendo che vogliono fare, e credo che faranno qualcosa per Folsiglia. Poi le novità sono nello staff, per il resto ti direi una bugia se ti dicessi che ho in mente i fuochi d'artificio, nel senso che comunque questi due anni ci hanno un po'... Ok, ripartiamo da dove abbiamo finito. Era venuto bene, era stato bello, il palazzetto è quello, ci sarà ancora Blor, che è partner nostro da tanti anni, anzi quel rig è stato costruito appositamente per Folsiglia. Okay. Per il resto ci saranno novità nel comparto giudici, abbiamo un management dei giudici diverso, delle persone all'interno dello staff che gestiranno i giudici, abbiamo delle persone nuove all'interno dello staff che ci aiuteranno sicuramente anche dal punto di vista della crew, dell'organizzazione. Però diciamo appunto non ho in mente ancora cose, ho visto le Olimpiadi e qualcosa mi è venuto in mente, vediamo se riesco a realizzarlo. Allora non ti chiedo più niente perché ho paura, però sono complesso. Ok, parliamo di CrossFit Fall Series, che cosa cambia? Allora, cambia dal punto di vista dell'affezione nei confronti di CrossFit, nel senso che finalmente possiamo parlare di questa cosa per quello che è, cioè, senza dover utilizzare termini differenti da CrossFit. Noi facciamo CrossFit da 10 anni, siamo stati sempre rispettosi delle regole, per cui abbiamo sempre parlato di gara, di fitness, eccetera, eccetera. Finalmente possiamo parlare di CrossFit, per cui ci onora moltissimo il fatto di far parte della famiglia in modo ufficiale. Onestamente ce lo aspettavamo da diversi anni, poi per una serie di motivi non è avvenuto, però se ne era già parlato. E non cambia, non è più, non esistono più i sanction, per cui non c'è più un passaggio diretto a una fase successiva che porta verso i CrossFit Games, ma c'è la pubblicità, tra virgolette, il supporto di CrossFit.com, dei CrossFit Games, cioè noi rientriamo in quel circuito che è i CrossFit Games, per cui il nostro sito, le nostre foto, si è parlato anche con loro di discorsi per le qualifiche, cose di questo tipo. Beh dai, una bella soddisfazione. No, è una bellissima soddisfazione, ti ripeto, proprio perché comunque quando abbiamo chiuso, la persona con cui ho parlato ha detto: ve lo meritate da anni, okay. Per cui questo mi è bastato. Facciamo CrossFit da anni, abbiamo fatto tanto per la community CrossFit, e è giusto secondo me. Ve lo siete presi, ve l'hanno regalato così, cioè ci mancherebbe. Va bene, questo lo volevo sapere io in particolare del mondo CrossFit. Ok, allora, come ultima domanda, questa la vogliono sapere un po' tutti, mi chiedono sempre, mi hanno chiesto in tanti qualche spoiler, se si può, delle qualifiche. Okay. Però prima delle qualifiche magari, cioè scusa, prima dello spoiler parliamo di date. Sì. Allora, mi sono dimenticato parlo di 12, okay. Scusate, adesso mi viene a 11, 12-26. Quindi 12 settembre aprono, 26 chiudono. Sì. Cioè c'è poco tempo. C'è poco tempo, ci sono due workout. Utilizziamo la stessa formula che abbiamo utilizzato l'anno scorso, quindi il secondo workout porterà ad avere 2 score, okay. Per cui è come se fossero 3 workout, e ci sarà più tempo per svolgerli. Okay. Ok, ci fermiamo qui? No, non voglio obbligarti, assolutamente, poi è una cosa che mi diverte, nel senso che comunque il problema è se lo sa qualcun altro non lo sa, okay. Se lo sanno tutti si parte allo stesso punto, per cui lo spoiler comune ci sta, mi diverte anzi. E diciamo che bene o male mi piace seguire la tradizione, per cui il primo workout non sarà molto diverso da quelli degli ultimi anni,
anche dal punto di vista dell'attrezzatura. Vedo che stai cercando le parole giuste per non... cerco le parole giuste perché in realtà è... gli attrezzi sono due, potrebbe sembrare una couplet, invece sarà un chipper, e in realtà viene fuori un chipper. E poi sicuramente ci metterò del sollevamento, perché a me piace. E piace a tutti. Non a tutti, però, non proprio a tutti, tutti, però mi piace. Poi cominceranno a dire che fossi Sirius si usano i carichi pesanti, eccetera, eccetera, però mi sembra che negli ultimi anni si sia livellati un po' su tutto. Bello, io mi ricordo il secondo... dell'ultima edizione, quello con squat clean e front squat, lì ho visto volare dei carichi allucinanti. Infatti io andavo su YouTube solo a guardarmi le qualifiche. Sì, beh, io credo che ci stia. Fa parte del gioco, cioè così come si chiede alla gente di vogare per 5 km oppure fare 10 muscle up unbroken, certo. È giusto anche che uno sappia fare del suo lavoro. Bisogna essere completi in tutto, certo, in questo sport. Certo. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo direttamente a Fall Series, che sarà il... sarà il weekend del 20 di dicembre, 17, 18, 19 dicembre. Adesio? Adesio, sì. Abbiamo qualche via? Così diamo... Palabanco d'Esio, è famoso, ripeto, è lo stadio in cui gioca... la Serie A di Cantù, si allena la Serie A di ginnastica, per cui è famoso. È famoso, vabbè, tanto qui usciranno tutte le informazioni. Certo. Giorgio, io ti ringrazio veramente per questa intervista. Noi ci vediamo direttamente a Fall Series. Se avete domande, dubbi, potete contattare direttamente lo staff sui vari social. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!